tutti, oggi sono qua per parlarvi di un fantasy pazzesco appena uscito qui in Italia. Wow! Sicuramente avrete già sentito parlare di questo libro, ma ci tenevo comunque a dirvi la mia opinione a riguardo. Il libro in questione è Il Sognatore di Lainey Taylor, uscito il 5 di luglio per Fazzi Editore nella collana Leia, a un prezzo di copertina di 14,50€. Il protagonista di questa storia è Laszlo, un sognatore, definito così da tutte le persone che lo circondano perché infatti coltiva un grandissimo sogno. È orfano, cresciuto in una biblioteca come bibliotecario, amante della lettura, ha sempre vissuto avventure fantastiche attraverso i libri e grazie appunto alla sua grandissima fantasia. Il suo sogno in particolare è quello di visitare una città di cui ha sentito parlare tanto tempo fa quando era più giovane, ma di cui nessuno ricorda l'esatto nome, perché è infatti stato cancellato e in quel preciso istante Laszlo ha capito che la magia esiste veramente. Da allora tutti si ricordano di questo posto come Pianto e lui la definisce la città invisibile, cerca nei libri tutte le informazioni possibili al riguardo e scrive una propria opera perché appunto sogna di poter visitare questa città un giorno. L'occasione gli si presenta quando nella sua città si presenta una delegazione comandata dal massacratore di dei che cerca appunto uomini e donne in grado di aiutare il suo popolo a ricostruire la città di Pianto devastata dalla guerra. E inizia qua la grande avventura di Laszlo, il sognatore. Questo è senz'altro il fantasy più bello che io abbia letto nell'ultimo anno, ultimi due anni probabilmente. È riuscito a catturarmi praticamente dall'inizio, perché la scrittura di questa scrittrice è veramente ipnotica. Riesce a descrivere e a parlare dei personaggi, dei luoghi in una maniera meravigliosa, uno stile veramente raffinato secondo me. Ci sono bellissime descrizioni dei posti e questo permette al lettore di immergersi completamente nella storia e di immaginare come se fosse Laszlo. Inoltre si tratta di una storia di fantasia in cui c'è sì la magia, ci sono elementi fantastici, ma non troppi, sono ben dosati secondo me. Così come è ben dosato il livello di intrattenimento, messaggio dietro la storia, azione e lato più sentimentale. Quello che infatti mi ha colpito immediatamente di questa storia ed è probabilmente il motivo principale per cui ho amato Il Sognatore è che non si limita ad essere un fantasy di intrattenimento, non si limita a raccontare una storia di fantasia che possa divertire e far sognare qualcuno, ma ha un messaggio molto importante, ci sono varie tematiche importanti e molto profonde all'interno della storia e non è mai pesante, nel senso che la storia vuole trasmettere comunque dei messaggi importanti, ma non lo fa in maniera ossessiva e pesante per chi legge, che riesce quindi a gustarsi una storia di avventura, di fantasia, riflettendo però su tematiche importanti. I toni infatti di questo romanzo sono molto cupi. La città di Pianto è una città che ha vissuto sulla propria pelle l'ira, diciamo, degli dei. I cittadini hanno dovuto sopportare delle violenze atroci a livello fisico ma anche psicologico per, se non sbaglio, centinaia di anni. Le famiglie si sono viste portare via i figli, le figlie, resi schiavi dagli dei, le ragazze stuprate per permettere agli dei di procreare, insomma, delle cose veramente folli. Questa violenza, questo senso di impotenza di fronte a qualcosa di più grosso ha generato una paura terrificante negli abitanti della città, che si portano appresso anche dopo la loro liberazione, qualcosa che non riescono a superare facilmente, come mi sembra giusto che sia. Vivono in uno stato di terrore e odio immensi. Nella storia ci si chiede fino a che punto questo odio possa essere giustificato, ma in generale se è giustificabile odiare qualcuno. Si parla tanto anche dell'essere diversi, dei pregiudizi appunto, dell'odio, ma anche di amore. All'interno della storia nasce una storia d'amore abbastanza pura, innocente all'inizio, una prima storia d'amore, quindi c'è anche un lato molto tenero e romantico che
per i miei gusti personali era un po' troppo sdolcinata. Però, come vi dicevo, il libro non è fatto soltanto di quello. Un'altra caratteristica che mi ha colpita molto è la distinzione, il sottile confine fra sogno e realtà. I sogni hanno un ruolo molto importante all'interno della storia. Ovviamente non voglio svelarvi molto di questo romanzo perché mi piacerebbe che lo leggeste anche voi. Come dicevo, c'è un confine sottile fra sogno e realtà e spesso mi sono trovata a chiedermi: ma questa cosa che sta accadendo nel libro sta accadendo veramente o è soltanto un sogno? Ci sono degli avvenimenti incredibili che vanno al di là del fantastico e è stato veramente molto bello poter sognare questa storia. Sono rimasta veramente rapita, non mi succedeva da tantissimo tempo di andare a dormire pensando ancora alla storia, sognando quello che stava accadendo nel libro. È stato veramente pazzesco. E soprattutto non sto più guardando le falene. Come prima, la mia concezione delle falene è cambiata. Sciocchezze a parte, penso che sia una storia veramente molto valida. Innanzitutto se vi piace il genere fantasy, perché sicuramente vi piacerà, ci sono degli elementi fantastici interessanti a partire da alcune creature, le credenze, le tradizioni, c'è questo sottile velo di magia che intriga parecchio. Si parla anche ad esempio di alchimia, tutti elementi che possono essere molto apprezzati da chi è cresciuto come me con Harry Potter. Chi ama quel tipo di fantasy sicuramente adorerà anche la storia del sognatore, ma è una storia secondo me che potrebbe piacere anche a chi solitamente non legge fantasy, perché la magia, come vi dicevo, c'è in questa storia, ma non è invadente e soprattutto è una storia che si rifà a delle tematiche molto attuali per quanto mi riguarda, partendo dall'odio verso un estraneo, verso qualcuno che è di diverso, la violenza in varie forme, l'essere considerati nessuno, perché il protagonista della storia è appunto un orfano, cresciuto in una biblioteca, quindi non ha la più pallida idea delle sue origini e per tutta la vita si è sentito una nullità, si è sempre sentito trattato dagli altri come se non valesse nulla, come se non fosse nulla e non potesse mai scrivere una propria storia. Laszlo fra tutti è il personaggio che ho amato di più all'interno di questo romanzo, perché innanzitutto ha un nome tipico ungherese, lo so che è una cosa sciocca, però potermi rivedere in piccolissima parte in questo nome mi ha fatto molto piacere, per chi non lo sapesse io ho origini ungheresi. È inoltre un grande amante della lettura, gli piace molto leggere, ma soprattutto scoprire cose nuove, vivere attraverso le storie. È un personaggio molto buono all'interno della storia, nel senso che non ha pregiudizi, utilizza sempre la sua conoscenza per aiutare gli altri, non pensa mai a sfruttare tutto a suo vantaggio, no, cerca sempre di fare la cosa giusta, fa veramente molta tenerezza perché è una figura da seguire, un esempio per tutti, veramente il buono della situazione. Nonostante tutto gli sia avverso, nonostante venga trattato male, lui continua comunque per la sua strada e a credere in quello che gli sembra più giusto e mi ha fatto molto piacere tutto questo. Certo, è una persona umana, quindi non è perfetta, però è un gran bel punto di riferimento all'interno di questa storia. Il libro conta 500 qualcosa pagine, quindi è molto corposo, succedono diverse cose, io vi ho raccontato soltanto una piccola parte del romanzo proprio per non rovinarvi la sorpresa, è un libro che va scoperto pagina dopo pagina. Mi stavo dimenticando di dirvi che la storia non si conclude all'interno di questo libro, ma rimane aperta, perché si tratta del primo libro di due. In Italia dovrebbe uscire, se non sbaglio, all'inizio dell'anno prossimo, comunque verrà tradotto in italiano anche il seguito. Non vedo l'ora di leggerlo perché il finale è super aperto e succedono delle cose pazzesche, cioè succede proprio il finimondo alla fine. Ci sono diversi colpi di scena, anche se alcuni abbastanza prevedibili, però rimane comunque una storia veramente molto bella. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete intenzione di leggerlo, se vi incuriosisce o meno, o se lo avete già letto in questo caso, che cosa ne pensate voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!